Ritrovati a tutti e grazie di essere nuovamente con me in cucina. Quest'oggi ci prepareremo assieme dei flan a base di asparagi proprio per omaggiare così la stagione. Dunque, un'idea che potrebbe essere utile per la festa della mamma che avremo il 9 maggio, anzi approfitto per fare gli auguri a tutte le mamme della pagina. Quindi, un'idea come antipasto molto gradevole, oppure potrebbe essere anche un primo, magari utilizziamo uno stampino un pochino più grande, lo possiamo servire come un primo in tavola. Allora faremo questo flan a base di asparagi, prepareremo una crema, una fondue di formaggio che sarà la base proprio del piatto e poi andremo a inserire anche un piccolo cuoricino di formaggio all'interno per dare anche un po' di gusto in più. Allora, io direi adesso sposto subito la telecamera del cellulare, ci spostiamo nel banco di lavoro, così approfitto anche per dare i saluti. Vi ringrazio come sempre dell'attenzione che mi dedicate, dei messaggi, dei bellissimi piatti, delle foto che mi mandate, vi faccio i complimenti, grazie mille. Allora, un salutino a Daniela, ciao Frank, Enrico, buonasera a tutti e benvenuti. Allora, dunque, cominciamo subito con il presentare gli ingredienti per preparare questi flan. Allora, io adesso vi do le dosi, ma comunque poi vi lascio scritto nel post alla fine della diretta. Abbiamo 400 g di asparagi verdi che ho già lessato in acqua salata. Poi ci saranno 100 g di formaggio grana grattugiato. Poi andiamo a mettere 70 g di farina 00, un 50 g di panna fresca da cucina, due uova, ecco, e poi qualche pezzettino di formaggio all'interno. Io utilizzo un latteria, poi a seconda dei gusti si può mettere il formaggio che più piace. Questo per preparare l'impasto, diciamo, di questi flan. Quindi pochi ingredienti, adesso i passaggi sono assolutamente molto semplici, lo vedrete. E come primo step magari ci prepariamo prima la crema di formaggio. Allora, do un ultimo saluto. Ciao Vito, buonasera Luigi, buonasera Giuseppe. Allora, se non vedete a pieno campo il video potete trascinare i messaggi sul lato di destra, ok? Allora, prendo un attimo il formaggio. Dunque, la crema di formaggio che volevo fare sarà a base di gorgonzola e mascarpone. Ho preso del formaggio in latteria, quindi un formaggio molto fresco, morbido, che si scioglie molto bene sul padellino. Anche qui sulla scelta dei formaggi potete scegliere un po' il formaggio che più vi aggrada. Ecco, magari cercare di utilizzare dei formaggi comunque piuttosto morbidi in modo che si scioglia con più facilità. Al massimo potete inserire un pochino di panna oppure un pochino di latte, no? Che vi aiuta a stemperare il tutto. Ok, allora intanto facciamo sciogliere la crema di formaggio. Adesso ci occupiamo per preparare l'impasto. Sposto solo un secondo i messaggi così verifico se si vede a pieno campo. Sì, mi sembra che ci sia tutto. Allora, prendiamo il nostro famoso mixer, va bene? E cominciamo a fare un po' di rumori in cucina. Dunque, prima cosa inseriamo gli asparagi, in modo che così andiamo un po' a frullarli all'interno. Ok? Magari ne lasciamo giusto due di decorazione alla fine. Quindi inseriamo prima questi, vediamo se ci stanno anche tutti. La dose che vi ho dato sarà per realizzare 5 flan. Magari adesso noi ne prepareremo giusto qualcuno, vediamo se stanno tutti. Ok, abbassiamo anche un pochino la fiamma del formaggio nel frattempo. Allora, a voi piacciono gli asparagi? Così è un'idea un po' diversa di un antipasto, sempre molto gradevole, leggero. Ecco, adesso noi la ricetta la diamo con la base appunto di questa verdura, però anche qui la scelta può essere diversa, nel senso che a seconda anche della stagione potete utilizzare qualsiasi tipo di verdura. Ad esempio potrebbero essere dei flan a base di spinaci oppure di zucchine anche. Ok, allora cominciamo e frulliamo il tutto, ok? Accendiamo un po' questa attrezzatura. Ok, facciamo così. Pronti che facciamo un po' di rumore.
andiamo ad inserire due uova intere. Ecco qui, stando attenti ovviamente che non scappi qualche pezzettino di guscetto, al massimo insomma lo si preleva, lo si toglie. Poi ci mettiamo anche un pizzico di sale, non dimentichiamoci il sale, a chi piace anche un po' di pepe, se gradite un po' di pepe ce lo mettiamo. Ok, adesso inserisco anche un po' di grana, come dicevamo sono 100 grammi, diamo una prima frullata, vediamo se ci sta tutto il composto, altrimenti poi lo dividiamo. Ok, adesso mettiamo anche, aspettate che prendiamo un cucchiaio così ci aiutiamo per mettere la panna, ecco qui, inseriamo un po' di panna fresca, che così ci rende il flan molto morbido, perché anche sui flan diciamo ci sono diverse indicazioni sulle ricette, quindi a seconda un po' di come vi piace, questa dose diciamo vi risulterà un flan molto morbido, molto soffice, anche perché appunto la farina sono circa un 70 grammi, occhio e croce, quindi non è molta. Adesso vediamo di frullare il tutto, poi puliamo bene il banco, procediamo e siamo già a buon punto, quindi vedrete che in un attimo proprio si prepara, se riusciamo ad agganciare questo attrezzino simpatico, eccolo qua, ok, frulliamo il tutto, pronti via, mettiamo i messaggi nel frattempo, allora, ti diamo un'occhiata. Enrico Chef, buonasera, benvenuto, ciao. Fabiola, buonasera, ecco qua. Allora, l'impasto del flan l'abbiamo preparato. A questo punto facciamo una piccola pulita del banco, in modo da averlo tutto ordinato. Ecco qui, e ci prepariamo gli stampini. Allora, io utilizzo degli stampini in alluminio, però ad esempio sono molto comodi e pratici anche quelli usa e getta. Io adesso non li avevo a disposizione, quindi utilizzo questi. Allora, magari ne facciamo giusto due di prova, così dimostrativi assieme. Allora, utilizzo un po' di burro fuso, che con un pennellino da cucina, che adesso ce lo recuperiamo, se riusciamo a trovarlo in mezzo a questo cassettone, tutto qua. Cioè, quindi spennelliamo bene lo stampino, in modo che poi si riesca a staccare agevolmente il flan una volta cotto. Ecco qui, ce lo facciamo proprio una bella passata di burro, facciamo una due. Allora, la dose abbiamo detto che è per 5. Allora, io utilizzo questa misura qui di stampino, che è una misura diciamo standard per un antipasto. Anche quelli in alluminio comunque presentano più o meno la stessa dimensione. Ok, allora, dunque, a questo punto cosa facciamo? Ci versiamo il composto all'interno dello stampo. Ecco qui, allora, dunque, voi dovete calcolare che comunque l'impasto lievita un pochino, quindi io non andrei a riempirlo tutto lo stampo, ma mi terrei circa un tre quarti di altezza, perché appunto essendoci l'uovo e la panna tende un po' a lievitare. Ok, quindi lo riempiamo tre quarti, adesso vi faccio vedere meglio. Così, va bene così. Ok, il resto poi me li faccio più tardi. Allora, faccio vedere. Ecco qui. Quindi a tre quarti lo teniamo. Allora, all'interno io ho pensato di inserire, appunto, come vi dicevo, un cuoricino di formaggio morbido. Però, ad esempio, potrebbe essere anche, ad esempio, un pezzettino di prosciutto cotto oppure dello speck, se vi piace. Allora, sposto un attimo i messaggi. Bene, a questo punto cosa si fa? Prendo la teglia da forno, vado a inserirli all'interno, ecco qui. Allora, io li metto in forno a 180 gradi per un 30 minuti. Ci sono vari metodi, diciamo, per cucinare i flan. Si può anche pensare ad una ciotola riempita d'acqua e inserire gli stampini all'interno, solo che magari ci vuole un pochino più tempo. Io normalmente li metto direttamente in forno così a 180 gradi, 30 minuti. Procedo, inserisco
Io direi, essendo che ve ne ho fatti qualcuno ovviamente prima di cominciare la diretta in modo di non trattenervi la mezz'oretta di cottura, vi farei vedere giusto come li vado a servire. Allora, prendiamo il piatto di portata. A questo punto la nostra fondue di formaggio è praticamente pronta, quindi prendiamo un cucchiaino, anzi facciamo con un cucchiaio che forse facciamo prima, ecco qua, vediamo se, e lo versiamo sulla base del piatto. Molto golosa, ecco, con la crema di formaggio, ecco, io lo verso direttamente, quindi così, ecco qui. Allora, per quanto riguarda il flan, adesso vi faccio vedere. Prendiamo un coltellino, dunque il flan, vedete, quindi si è alzato, si è lievitato, come vi dicevo. Con un coltellino si va a dividere bene, in modo che si stacca facilmente. Poi vediamo se si rovescia bene. Sì, ecco qua, il flan è pronto, quindi a questo punto facciamo altro che lo inseriamo all'interno del piatto e poi ci prendiamo, come dicevamo, gli asparagi che c'erano rimasti. Magari tagliamo giusto due puntine di asparagi e li mettiamo di decorazione sul piatto. Ecco qui, magari facciamo così un incrocio. Ecco, questo è il nostro antipastino che porteremo in tavola, se avete piacere, nella giornata della festa della mamma. Quindi avete visto, in un attimo si prepara, è molto semplice. Anche qui, come dicevo prima, per chi non era ancora collegato, noi oggi l'abbiamo realizzato con gli asparagi, però si può utilizzare qualsiasi tipo di verdura, quindi basta sostituire la dose con un altro tipo di ingrediente. Vi ringrazio come sempre dell'attenzione, vi auguro una buona serata e buona cena. Grazie mille, ciao a tutti, ciao.